La tesi epistemologica di fondo del neopositivismo si identificava con la convinzione empiristica che le pretese conoscitive si basino sull'esperienza. Questo significava per i neopositivisti che la filosofia, essendo una riflessione sull'apparenza della realtà e quindi non intrattenendo rapporti diretti con l'esperienza, non avesse alcuna valenza conoscitiva. La filosofia veniva ascritta al mondo delle valutazioni sullo sfondo problematico della grande divisione kantiana fra il mondo dell'essere, il mondo del sein, quindi il mondo della scienza, e il mondo del dovere, il mondo del sollen, delle valutazioni assiologiche, filosofiche, ma anche giuridiche, perché per la stessa ragione per la quale la filosofia non poteva per i neopositivisti accampare valenze conoscitive, anche il diritto, essendo costituito da norme, da prescrizioni, non appartiene al mondo del descrittivo, appartiene alla sfera del dovere, alla sfera del sollen, e quindi non può avere una vocazione cognitivistica. L'immagine di scienza non cognitivistica del neopositivismo è tramontata con le premesse metateoriche del neopositivismo, con la presa di consapevolezza che se la conoscenza è astrazione di aspetti rilevanti dall'apparenza della realtà, questa selezione degli aspetti della realtà è una selezione valutativa e quindi la conoscenza non è soltanto popperianamente impregnata delle nostre teorie, delle nostre aspettative, non soltanto gadamerianamente impregnata di pregiudizi, ma appunto impregnata di valutazioni. Infatti, tutta la tradizione idealistica era la riscoperta dei significati dal mondo delle idee, degli archetipi fondamentali. Tutta la tradizione esistenzialistica è l'attribuzione di significati all'apparenza della realtà, e allora la filosofia, proprio perché filosofia, perché amore per la saggezza, retrocede di significato in significato, dalle premesse alle premesse delle premesse, cioè dalle premesse teoretiche alle premesse metateoriche, senza mai arrestarsi, perché se si arrestasse si convertirebbe in una ideologia o in una religione, mentre invece la filosofia non può interrompere la sua eterna ricerca recessiva di significato in significato. Nel mondo che si è lasciato alle spalle i dogmi del neopositivismo, la filosofia è al vertice della intrapresa conoscitiva, perché è metascienza, si interroga sull'equipaggiamento concettuale della scienza, sottopone a controllo critico le teorie scientifiche in modo che sulla base di un controllo di severa criticità si può dire che la filosofia è il tribunale davanti al quale ogni scienza, cioè ogni conoscenza teoretica, deve presentarsi.
La conoscenza, che è appunto al vertice la metascienza, può essere intesa in senso oggettuale come risultato dell'attività conoscitiva, oppure in senso dinamico come una peculiare attività conoscitiva. Se allora facciamo riferimento alla conoscenza giuridica, altro è la conoscenza che ha per oggetto i materiali giuridici, le consuetudini, i contratti, i trattati, le leggi, le sentenze, e altro è la conoscenza che si attua tramite il diritto, tramite il filtro cognitivo del diritto, capace di selezionare taluni aspetti della realtà attraverso la propria logica, la logica giuridica, e attraverso un schema fondamentale che collega una premessa condizionante ad una conseguenza condizionata. La comprensione della realtà nel mondo post-positivistico è pluralistica, non esiste un monismo metodologico, esistono tanti accostamenti alla realtà, tante metodologie, e infatti non esistono discipline e rami del sapere, esistono vari accostamenti problematici e varie metodologie per avvicinarsi al sapere. Dunque, per decodificare l'apparenza della realtà è possibile utilizzare, valersi del filtro cognitivo del diritto, il che è di estrema importanza in una intrapresa antropologica, perché l'antropologia giuridica può avere dei risultati particolarmente interessanti quando utilizzi il filtro cognitivo della giuridicità. Così come la conoscenza storica non è la conoscenza degli avvenimenti storici, ma è il profilo storico degli avvenimenti, così come la conoscenza matematica non è la conoscenza di numeri, ma è la decodificazione di un certo tipo di realtà tramite relazioni numeriche, così la conoscenza giuridica, nel senso dinamico del termine, è la conoscenza che si avvale del filtro cognitivo del diritto, così come potrebbe avvalersi del filtro cognitivo storico, matematico, economico e di tante altre discipline. Si tratta di conferire alla realtà un significato nel quadro di una immagine di scienza dove è il metodo e non l'oggetto che caratterizza la ricerca. Attraverso gli schematismi delle scienze giuridiche, attraverso il nesso ipotetico fra una premessa condizionante e una risultanza condizionata, è possibile avvicinarsi a molte sfere della antropologia, cioè della conoscenza dell'essere umano. Pensiamo per esempio alla ricerca psichiatrica e a quel settore della psichiatria che ha individuato una peculiare interazione patologica fra due soggetti che viene denominata folia 2. Ebbene, gli scienziati che studiarono per la prima volta la folia 2
la configurarono come un contratto tacito che stabilisce ruoli reciproci fra un succube e un incube, o comunque rapporti di integrazione patologica fra due patologie complementari. Senza avvicinarsi alle vette della psichiatria, nella normale, abituale conoscenza di ogni essere umano, rientrano degli schemi giuridici fondamentali. Ogni individuo di sesso maschile conosce l'efficacia cogente del broncio della propria amante. Il broncio può essere configurato attraverso modelli di diritto internazionale bellico, come la rappresaglia nei confronti di un nostro comportamento ritenuto sgradito, oppure tramite un modello di diritto penale, come un modo dissuasivo dal tenere in futuro un comportamento come quello che ha originato il broncio. Ecco che quindi la sanzione del broncio è una nozione transculturale mutuata dal diritto, ma capace di illuminare le relazioni fra esseri umani. Fra le varie teorie antropologiche e psicologiche che si avvalgono di modelli giuridici, un particolare rilievo assume la teoria dei giochi. Gli scienziati che hanno studiato le varie dimensioni della teoria dei giochi non invocano il filtro cognitivo del diritto, ma in realtà lavorano attraverso schemi giuridici. Per esempio, distinguono giochi a due giocatori da giochi a più giocatori, e ogni giurista sa che la concezione imperativistica del diritto concerne un gioco a due giocatori, colui che comanda e colui che obbedisce, mentre nel quadro del modello hayekiano di ordine giuridico spontaneo, di cosmos, contrapposto alla taxis del razionalismo costruttivistico, se il diritto è un sistema informativo normativo che compete con altri sistemi informativo normativi, come quello dell'etica, come quello della moda, come quello dell'economia, ecco che si tratta di un gioco a più giocatori. Sempre la teoria dei giochi fa riferimento a giochi a somma zero e giochi a somma diversa dallo zero. I giochi a somma zero, come la scommessa, sono i giochi dove l'importo del vincitore, la vincita, corrisponde alla perdita del vinto, di chi ha perso. Ma esistono giochi a somma diversa dallo zero, come il gioco guerra, come il gioco matrimonio, dove si può uscire da questo gioco entrambi sconfitti, perché è un gioco a somma diversa
dallo zero. Il rapporto giuridico matrimoniale, il rapporto di diritto internazionale bellico sono modelli della teoria dei giochi. Ma in senso più proprio, una delle varie teorie dei giochi che sono state formulate, la teoria dei giochi è una costellazione che prevede tantissime forme di nozioni di gioco, una di queste è particolarmente interessante sotto il profilo dell'antropologia giuridica e criminologica. È la teoria dei giochi di Eric Berne, il quale denomina la propria teoria analisi transazionale perché esamina una serie di transazioni, una sequenza di transazioni, le quali sono basate su due unità di misura, la carezza e lo schiaffo, che tendono, per un modello che è inciso nel nostro sistema cervello-mente, a riproporre il sinallagma dei rapporti di diritto privato o la retribuzione dei rapporti di diritto penale. Per una logica sottesa al modo di avvicinarsi, di accostarsi alla realtà dell'essere umano, ad una carezza deve corrispondere una carezza e ad uno schiaffo deve corrispondere uno schiaffo. Non si tratta ovviamente della logica di Gesù, ma si tratta della logica praticata nella maggioranza delle transazioni umane. Si badi che la situazione di equilibrio richiede che il sinallagma, le prestazioni corrispettive, siano commutative, siano in equilibrio, siano rispettate, siano di pari entità. In sostanza, ad una carezza, per la teoria dei giochi di Berne, deve corrispondere una sola carezza e non due carezze. Berne fa l'esempio del vicino di casa che incontriamo tutte le mattine e che tutte le mattine ci dice buongiorno, una carezza, al quale noi rispondiamo buongiorno con un'altra carezza. Il galateo corrisponde a questa sequenza di transazioni semplicissime. Ma se il vicino di casa un bel giorno, invece di dire soltanto la solita formula rituale, dice ma come sta la sua famiglia, come stanno i suoi figli, la reazione psicologica di chi si sente avvicinare con queste frasi è una reazione di diffidenza, è una reazione di sospetto. Ma come, mi ha sempre soltanto detto buongiorno e adesso improvvisamente mi chiede come sta la mia famiglia, come stanno i figli, la moglie? Ma vorrà un prestito? Avrà bisogno di un qualche aiuto? Il riflesso psicologico di due carezze al posto dell'abituale carezza non è positivo, è negativo. È quella che Marcel Proust chiamerebbe una prova di troppo amore, la preuve qu'il aimait trop. Proseguendo
in un discorso meno semplice, procedendo con una maggiore complessità, entra in considerazione, nella logica di Berne, il concetto di ridondanza. Noi tendiamo a ripetere i nostri comportamenti. Ma se i nostri comportamenti sono patologici, ecco che l'indagine psicologica deve andare a cercare quale sia lo scopo inconscio del gioco. Il gioco è il termine tecnico che identifica una patologia comportamentale nella quale un soggetto tende a ripetere la stessa attitudine per conseguire una finalità che non conosce, perché è inconscia. E qui i modelli che vengono presentati da Berne sono basati sul linguaggio scacchistico. Il bianco è quello che muove per primo, il nero è quello che muove per secondo. E allora ci dice Berne: immaginiamo che il bianco vada in giro con un cartello, ovviamente metaforico, sul quale è scritto: per favore, non prendetemi a calci. La tentazione per il nero di fronte a un cartello di questo genere di dire: ma vediamo cosa succede se lo prendo a calci, sembra che sia irresistibile. Ma ecco che il bianco ha conseguito il suo scopo, perché può rivolgersi al nero dicendo, il linguaggio è quello di Bern, sit venia verbo, ti ho beccato figlio di puttana, lo sapevo che mi avresti preso a calci, lo sapevo già da prima che ti saresti comportato così male. E dunque, la teoria dei giochi, con i suoi modelli e i suoi schemi giuridici, è una riprova che attraverso il filtro cognitivo del diritto è possibile esaminare tutta una serie di comportamenti coniugando il filtro cognitivo del diritto con i filtri cognitivi della psicologia, della sociologia, della psichiatria e della criminologia. Perché anche nel campo criminologico esistono dei giochi come quelli esemplificati da Berne. La vittimologia, che negli ultimi anni ha preso uno spazio a sé stante all'interno dell'antropologia criminologica, spesso ci dimostra come la vittima si comporti come quel soggetto il quale va in giro con un cartello sul quale ha scritto: non prendetemi a calci.